ti faccio una domanda. Quanto tempo ci metti a sapere che è stato venduto un appartamento, una proprietà nella tua zona di interesse o che è stato messo alla vendita un nuovo appartamento e una nuova proprietà? Quanto tempo tardi nel sapere che? E questo è molto importante. Allora, facciamo un esempio concreto per vedere che cosa significa vivere per il e del. E prenderemo, analizzeremo per questo caso l'esempio del vetturino, del cocchiere, con la carrozza e il cavallo. Vedremo che ognuno di loro è una parte di questa frase. Il cavallo vive del cambiamento che il vetturino decide di dargli, nel senso che viaggio corto, vettura corta, vettura leggera, viaggio largo, vettura, carrozza più grande e pesante. Pertanto il cavallo non decide né dove andare, né tantomeno che peso sopportare. Pertanto il cavallo vive del cambiamento che il vetturino decide di dargli in base al tragitto, l'obiettivo e al peso che deve portare. Peggio ancora è la carrozza, perché la carrozza, se non ha il cavallo che la porta, che la spinge, non andrà da nessuna parte. Pertanto un buon strumento, avere una bella carrozza, una bella vettura, ma che servirà ben poco se il cavallo non la muove e se la persona addetta sa dove portarla e farne uso. Pertanto il vetturino è quello che realmente, il cocchiere, è quello che poi realmente decide cavallo, carrozza, tragitto. Nelle situazioni in cui noi siamo cavalli, e cioè ci comportiamo da cavalli, sono quando viviamo le situazioni in cui viviamo il giorno per giorno. Ok? Che cosa c'è oggi? Non so dove sto andando esattamente, o più o meno, ma vivo molto alla giornata. Ok? Il cavallo. Non sappiamo che peso dovrò portare oggi. Me lo immagino. Cioè, quando entriamo in agenzia, o apriamo l'agenda, o chiediamo che cosa c'è oggi, cosa dobbiamo fare oggi. Viviamo il giorno per giorno. Peggio ancora quando aspettiamo che qualcuno ci muova, e cioè aspettiamo che il mercato, e speriamo sempre che il mercato sia sempre positivo, brillante, in maniera tale che ci possa portare, ci possa spingere. Anche lì non sappiamo fin dove. Speriamo sempre in qualcosa di bello. Un'altra cosa invece, essendo cocchiere, tu deciderai che tipo di cavallo, che tipo di vettura, che tipo di tragitto fare. Pertanto, è vivere del mercato, non avere un portafoglio clienti qualificato, cioè fare appuntamenti di vendita sperando che. Ecco, questo è vivere del mercato. Anticipare il mercato, che è il grande segreto, che è la frase di oggi, come dei buoni surfisti, ti aiuterà che anche nelle situazioni peggiori, cioè momenti difficili, di stanca di mercato, tu ti starai muovendo, tu ti muovi. Ok? Pertanto, uno, avere una chiara, buona programmazione. Noi siamo abituati a programmare 4 calendari già inizio anno: quello personale, quello delle riunioni, della formazione e del marketing. Poi qualcosa cambierà, non importa, cioè durante il tragitto qualcosa succederà, ma io, avendo programmato tutto, ho il tempo per poter modificare, cambiare, migliorare, anche cambiare.